Ma io penso che l'Italia ha fatto molti passi in avanti, sia nella fatturazione elettronica, nell'uso dei pagamenti digitali. Negli ultimi anni, anche in ruoli diversi, me ne sono occupato e mi sono impegnato molto da questo punto di vista. Abbiamo giustamente messo dei limiti, alla quantità di contanti che si possono usare. Penso che il nostro paese sia un paese in evoluzione verso i pagamenti digitali. Anche in Italia deve essere chiaro che si continua a utilizzare comunque il contante, ma deve essere anche chiaro che in un mondo digitale serve una moneta ancorata allo Stato, alla sovranità e alle banche centrali.